Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Today, programma di Radio Barsa Italia. Siamo in diretta Facebook, diretta YouTube, ci potete seguire dappertutto, come questa sera Roberto Bucci di Passione Liga. Buonasera Roberto. Ciao Giussi, buonasera a tutti. Allora, iniziamo questa puntata con il punto Liga, una Liga che non è ancora terminata questa giornata, si chiude quest'oggi con Levante e Celta, però è stata una giornata molto importante, era la giornata ovviamente del, del classico, probabilmente la partita più importante di questa giornata. Comunque, Liga che si è aperta uh, venerdì con la grande sorpresa Roberto Dell'Elce, che trova la terza vittoria in campionato battendo il Valencia. 2 a 1 si porta all'ottavo posto due partite da recuperare. Quindi potenzialmente potrebbe essere anche un Elce da primo posto, Valencia invece, che, dopo un buon inizio, eh, si ritrova a dover far fronte alla terza sconfitta consecutiva. Quindi iniziamo da qui: da una parte un, un Elce che sta sorprendendo una neopromossa che addirittura potrebbe essere capolista della Liga, e un Valencia invece che sta deludendo, ma c'era da aspettarselo, possiamo dirlo. Sì, certo, l'erce ha fatto sua la vittoria nel derby contro il Valencia appunto venerdì sera. 10 punti nelle ultime quattro partite per, il piccolo, per la neopromossa, il piccolo club allenato da Orga Miron, che molti comunque a inizio campionato hanno dato per ultimo in classifica nella griglia. Invece sta sorprendendo tutti con questo ottavo posto appunto a meno 4 dalla vetta, a meno 3 dalla vetta. E quindi è stata una partita che ha iniziato molto bene l'Elce, primo tempo dominato, e ha messo veramente alle strette il Valencia, potrà finire anche più di 2-0 il primo tempo perché veramente è stata una partita a senso unico. Nella ripresa poi il Valencia ha rivisto un po' le idee, è venuto fuori con un altro spirito, ha trovato, di senza con Tonilato e anche ha avuto l'occasione di pareggiarla però si sì, continuano i, i problemi del Valencia che ha la terza sconfitta consecutiva, e ha sempre più difficoltà soprattutto in mezzo al campo perché l'assenza di conto si sta facendo sentire, e sta mettendo basse in mezzo al campo, Gra Grazia però è adattato perché faceva il terzino fino all'anno scorso e quindi con i giocatori che ha proprio un po' a, a buttare in campo un 11 titolare però non è semplice poi perché sono diversi giocatori fuori ruolo, anche se mi sorprende perché nelle, sulle fasce è molto forte secondo me il Valencia. Andiamo a vedere da una parte ci sono Correia e, e Musa, che sono comunque due giocatori giovani e che hanno gamba. Dall'altra invece ci sono Gaia e Gonzalo Guedes, che è una fascia sinistra molto invidiabile. Eppure i problemi ci sono perché in mezzo al campo, in difesa, non, la squadra non c'è, non c'è filtro e quindi subisce parecchi gol e ne segna pochi poi. Detto questo, bisogna fare comunque i complimenti a Leggio perché ha fatto veramente una partita da grande squadra. Ha battuto una grande squadra, non più come sul capo, ma come nome, come blasone. Sì, assolutamente. Poi è arrivato il, il sabato e il sabato si è aperto con, uh, con il classico, la vittoria del, del Real Madrid sul campo del Barcellona, quindi ti chiedo a questo punto un tuo commento sul, sul classico, vista anche le tante polemiche che poi ci sono state col VAR, le dichiarazioni anche di Coman um, per criticare appunto il rigore um, assegnato al Real Madrid per un fallo di Sergio Ramos, però diciamo forse mettendo anche un po' da parte le critiche volevo un tuo commento proprio sul... Sul classico, sulla vittoria del Madrid al Camp Nou? Sì, diciamo che arrivava meglio il Barça a questa partita. Verso gli ultimi giorni, il, il, il Barça arriva dal 5-1 col Ferenc Varis in Champions, Mentre il Real da due sconfitte di fila che avevano messo anche in dubbio la posizione di Zidane. Si parlava già di esonero, di, di arrivo di Raul dall'under 19, promosso in prima squadra, e invece Zizou ancora una volta. Nel momento di difficoltà ha saputo reagire, ha preparato bene la partita e si è portato a casa questo 3-1 che per il momento lo tiene saldo sulla panchina bianca. E tra l'altro un Zidane che si conferma imbattuto al Camp Nou perché in sei partite non, non ha mai perso contro Vittorio cioè e tre pareggi. Però bisogna dire che mh, è stato un bel primo tempo con le due squadre alla pari, ho visto. Un Real che è partito meglio, ha approfittato di questa, diciamo, disattenzione difensiva con Valverde che si è inserito e l'ha buttata dentro alle spalle di Neto. E e però poi il Barça è stato bravo quasi subito a riprenderla, con Ansufati che è stata un po' la novità di Kuman, Ansufati punta centrale, con Coutinho invece un po' sacrificato a sinistra, si è visto un po' fuori ruolo perché comunque non è un giocatore che ha gamba come può essere Ansufati sulla fascia. E quindi però è stata la novità che inizialmente ha pagato quella di Ansufati Centrale per, per eh, approfittare dei spazi lasciati da Varane e Ramos alle loro spalle quindi molto bene poi nella ripresa c'è stata diciamo, la pecca più grossa dei Run perché hanno avuto tre occasioni nitide non sfruttate Beh, quindi andare in vantaggio all'inizio di ripresa sarebbe stato un bel colpo per eh, i catalani ma invece non hanno approfittato e poi si è venuto il rigore che ha scatenato tante polemiche con la maglia tirata di l'inglese su Sergio Ramos, che un, po ha in, che un po' poi ha portato la partita dalla parte del Real. Insieme, secondo me, all'infortunio di Nacho Fernandez. Quella è stata una lotta positiva piuttosto che negativa per il Real Madrid, perché il Real Madrid con Nacho Fernandez sulla destra stava faticando. Con il suo infortunio Zidane ha messo Lucas Vasquez e... ed è stato più efficace, sicuramente. Quindi, sì. quindi l'infortunio in Ace è stato veramente una cosa positiva per il Real Madrid e con Lucas Vasquez ha senso da quella parte che non hanno fatto passare più nessuno e poi alla fine c'è stato il 3-1 di Modric al 90 che ha chiuso definitivamente i giochi. Però bisogna dire un, nel complesso il Real ha meritato la vittoria perché l'ha preparata meglio. Il basta c'è stato, però dopo il 2-1 è un po' uscito secondo me dalla partita. Sì, dopo il 2-1 il Real Madrid ha avuto anche altre occasioni per segnare con un grande neto che ha salvato poi il terzo gol che alla fine è arrivato. E... C'è stato, secondo me, un primo e un dopo, nel senso che il Barcellona ha avuto l'occasione con Coutinho, quel colpo di testa che il brasiliano, posso dire, ha clamorosamente sbagliato perché sembrava quasi più facile far gol da lì che. Sbagliare, il brasile hanno sbagliato da lì in poi il Barcellona praticamente si è, si è fermato, è finito lì, è arrivato il rigore e, e la partita è cambiata totalmente, poi c'è stata anche uh, l'immobilità di Coman, che ha fatto cambi offensivi solo gli ultimi minuti, sbilanciando totalmente la squadra. e Poi, uh, togliendo un difensore, togliendo un centrocampista, il gol del 3-1 in contropiede lo prendi perché eh, davvero la squadra era troppo sbilanciata. Ovviamente il sabato di, di liga ha proseguito c'è stato, stato l'Osasuna che ha vinto contro l'Atletic Bilbao di rigore. Anche qui, eh, comunque, verso gli ultimi minuti. Se non sbaglio, intorno all'ottantesimo minuto. La sorprendente vittoria dell'Eibar al sanchez Juan contro il Siviglia, che mh, non è partito nel migliore dei modi. Poi si è conclusa la giornata con la vittoria dell'Atletico contro il Betis in una partita non semplice, eh, con gol anche finale di, di Suarez. E, uno Sassuna che si sta confermando comunque ad alti livelli, è partita molto bene a differenza del Bilbao, ne parliamo spesso di questa Atletica che non, non riesce ad ingranare, stessa cosa il Siviglia, che rispetto magari all'anno scorso è partito un po' malino, Ebar invece che pian piano i suoi punti li sta facendo, l'Atletico invece è tornato al gol e ha vinto ancora una volta contro un Betis un po' altalenante che alterna buone partite a... Partite invece un pochettino più da incognita, diciamo? Sì. Parto dallo Sasuna, la bella vittoria in casa con l'Atletic. È una squadra che negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, ha dimostrato di, di, di stare comunque bene in liga nel senso di meritarsi di stare nel massimo campionato. Perché l'anno scorso ha fatto una grande stagione con più di 50 punti, quest'anno si sta riconfermando, hanno 10 punti. È una squadra solida che non, diciamo senza clamori senza nessuna pressione, fa il suo campionato onesto ogni anno, e quindi una vittoria meritata contro l'Atletic che invece non riesce a trovare continuità, ha vinto la scorsa giornata per 2-0 con il Levante, è di nuovo caduto e quindi c'è sempre questo problema della continuità per che rimane sempre lì nelle zone basse. Poi sì, c'è stato la bella, il successo un po' clamoroso dell'Eibar al Sanchez-Pizuan con Sevilla che ora ha due sconfitte consecutive. Era partito comunque pure bene la Spairo-Peteghi, ora invece si è un po', ha perso un po' l'equilibrio e è andata a perdere queste due partite che l'allontanano un po' dal, dai primi posti, ecco. Mentre lei bar sono tre punti d'oro, ovviamente, per respirare un po' nelle zone basse. Invece è stato l'Atletico che continua a non subire gol, perché è la quarta partita di fine in Liga senza prendere gol, ne hanno, hanno subito solo uno nella prima giornata contro il Granada, nel 6 1 contro il Granada. E, e poi segna Llorente, segna Suarez, che ora è capocannoniere insieme ad altri giocatori come Anzufati, Prova al Castro e e quindi un atletico che funziona: nel senso, il classico atletico che subisce poco, segna anche poco, però riesce a portare a casa le vittorie ed è arrivato a 21 risultati utili in liga, stabilendo il record societario. Quindi, un atletico che ha tutte le carte in regola per salire in alto. Un attrezzo che poi si è anche riscattato per la sconfitta europea, la brutta sconfitta europea subita, però contro questo Bayern Monaco eh, è un po' difficile, diciamo, attualmente giocarci. Invece la, la domenica si è aperta con la Laves che ha vinto, ottenuto tre punti molto importanti sul campo del Valladolid, ha vinto 2-0, ha sbagliato anche un calcio di, di rigore. Poi c'è stato anche il pari tra... Cadiz-Villareal col Villarreal che ha rischiato di, di perdere la partita perché al Cadiz è stato anche annullato il gol um, ad Alvaro Negredo e poi c'è stata um, la bella vittoria della Real Sociedad che si sta consolidando sempre di più in questa stagione è davvero una gran bella squadra 4-1 contro l'Ues con quei uh, tre giocatori davanti, Ollarzaba, Alporto e David Silva che si confermano uh, anche questa giornata ad alti livelli sì, la, la Vessa, altra vittoria importante per i bassi punti della classifica contro il Valladolid che invece è ancora in cerca della prima vittoria, dell'ultimo in classifica ora ed è molto pericolante anche se la classifica è ancora corta, però la vittoria non riesce ad arrivare. Poi c'è stato appunto il Cadiz che ha fermato il Via Real che ha acquistato un questo gol di Necredo. La partita che alla fine un 0-0 giusto perché non ci sono state vere occasioni alla fine a parte quel gol annullato quindi un Cadiz che continua ad essere la sorpresa del campionato ad essere lì nelle prime posizioni un Villarreal che invece senza, senza Gerard Moreno fatica a segnare non trova la via del gol perché ne ha trovati 5 in Europa League giovedì poi invece ieri non ha trovato nemmeno uno e quindi un po' altalenante. Mentre il Granada continua so ad essere comunque una grande squadra, secondo me ormai, ormai ha acquisito quello, quello status, proprio la mentalità. Perché in una settimana va a vincere col Sevilla, va a vincere un'Europa lì col, in casa del Piede, va a vincere in casa del Getafe. Quindi giocare ogni tre giorni per il momento non è un problema per gli andalusi vincono di misura proprio da grande squadra, poi quindi hanno questa, questa organizzazione che li sta portando avanti e sono al secondo posto insieme alla Real Madrid. Infine, la Sociedad, ieri sera, dopo il primo tempo in cui l'Uesca si è giocata alla pari, è finito uno pari, poi ha dilagato con i soliti Oyarzabal, Sabar, che è sempre più il leader, il trascinatore di questa capolista, e Porto, che sono insieme i capocannonieri della liga. Quindi una società che si conferma, continua a subire poco perché sono solo tre gol subiti e segna tanto. Quindi una squadra ai numeri da, da titolo. Ecco. Poi probabilmente non arriverà questo titolo perché è molto utopistico che la società vinca la liga. però nel, frattem nel frattempo sono lì e si godono questo primo posto. Sì, assolutamente. Intanto ho delle domande per te perché c'è Mario Discepola che ci chiede: Buonasera, ma Roberto, guarda tutte le partite della Liga? <ride> quelle che riesco, non tutte, però quelle che posso sì. Questa settimana ne ho viste cinque, diciamo, sul 9. Guardare mm. eh, tutte è anche un po' diciamo, quasi impossibile perché uno deve stare dal venerdì fino a lunedì incollato alla televisione tutto il giorno. No, esatto. Mentre Danilo Fallace ci dice: Questa Real Sociedad può lottare per il quarto posto? Se la gioca col Sevilla, se il Sevilla fa non rispetta le aspettative, sicuramente la società è la prima squadra che può rubargli il quarto posto. Vedo comunque Real, Barça, 13 ancora avanti, per ora se col Sevilla se la può giocare sicuramente. Ma come se la può giocare via Real se trovasse un po' più di continuità, come ho detto prima? Ecco, Sono quelle due squadre che secondo me col Sevilla si giocano il quarto posto per quest'anno. Sì, assolutamente. Mario invece eh, ci chiede uh, "Raga, il rigore per loro è netto, l'episodio che ci ha condannato è stato rigore non dato su Messi con Casemiro già munito. Lì abbiamo perso il classico perché abbiamo giocato meglio di loro. Ecco, magari un tuo commento su questo sul rigore um, non dato per un fallo di Casemiro su Messi perché poi in Getafe Granada c'è stata un'azione molto simile e il rigore per il Granada è stato fischiato, quindi ehm Azioni abbastanza simili con finali diversi. Sì, secondo me era da, da espellere Casemiro in quell'occasione, dagli da secondo Gioallo. Appunto, avrebbe comunque condizionato la partita. Quello, appunto, è stato un errore, secondo me, neanche andare a rivederlo. Ecco, perché oggi con il VAR questi episodi si possono andare a rivedere, come è successo poi con il rigore da Terra Madrid. Ecco, perché. Quello è un rigore che, dato la da senza VAR sicuramente non sarebbe stato fischiato. Perché l'abito non l'avrebbe neanche visto, secondo me. Mentre con il VAR poi, ha visto bene che c'era questa quasi Quindi anche lì ci doveva essere un rigore per il Barcellone. Secondo me. sì, eh sì. Eh, Danilo invece ci fa una domanda molto interessante. Quale squadra ne promossa tra Cadice e Elce è più una sorpresa? La sorpresa legge tra le due, perché il Cadiz comunque ha preso Alvaro Negredo, che è un signor attaccante in Liga, ha segnato più di 100 gol, ed è una squadra organizzata che l'anno scorso ha dominato la seconda, poi è arrivato secondo perché nell'ultima giornata ha un po' tirato il freno. Però il Cadiz io me l'aspettavo come protagonista comunque in Liga quest'anno, mentre Lecce, pure devo ammettere pure io non gli davo tante, non gli davo tante chance in suo campionato, mentre invece ha fatto 10 punti in ultime quattro partite ed ora sta in una buona posizione, quindi è proprio Lecce anche perché non ha giocatori di punta di riferimento come può essere nel credo per il Cadiz. Sì, anche di riferimento ma anche proprio di esperienza per aiutare in questi momenti un po di difficoltà che si potrebbero che si incontreranno alla fine nel corso della, della stagione per una squadra neopromossa. Uh, la prossima giornata invece si apre ovviamente sempre lunedì, perché ricordiamo, la Liga ormai eh, inizia stabilmente il venerdì e conclude stabilmente il, um, il lunedì. Si apre venerdì sera con Ebar Cadiz, uh, prosegue sabato dalle 14 Real Madrid 2. Atletic Bilbao Siviglia, una grande partita. Osasuna Atletico e Ves Barcellona. Poi domenica Betis Elce dalle 14. Celta vigore e Alza Un'altra partita davvero molto interessante. Granada Levante, Valencia, Ghitape. Chiude lunedì Villarreal, Real Balladolid. In quale tra queste di queste partite ci può essere la grande sorpresa in questa giornata? Eh, è dura dirlo perché sulla carta sono ci sono partite facili per le big cioè per Reale e Barça. però non mi fiderei tanto di questo West che va a giocare in casa del Real Madrid nel senso che il Real Madrid comunque ha dimostrato una settimana scorsa con il Cadiz che se incappa nella regione della No può andare a perdere pure in casa L'ESCA ha in giocato la prima vittoria e gli manca veramente poco, perché poi a livello di gioco la squadra la crea. Anche ieri con la società si è fatta sentire. Però davvero gli manca quel poco per sbloccarsi in liga e ottenere questa prima vittoria. Quindi non la darei tanto per scontata quella partita, anche se Real ovviamente rimane favorito nel, cioè per l'esito finale ecco, della partita. Questa è un po' la, secondo me, la sorpresa, potrebbe uscire lì da Madrid, dal campo di Stefano. Mm, eh, noi ce lo speriamo ovviamente, speriamo che possa uscire da lì. Chiaro che anche alla Ves Barcellona, secondo me non è facile più che per la partita in sé, che sulla carta sembra semplice, ma per l'aspetto mentale del, del Barcellona, tutto penso dipenderà anche da come andrà la sfida europea con la Juventus. Intaccare diciamo, in un'altra sconfitta potrebbe eh, seriamente portare il Barcellona in un tunnel un po', un po' complicato. A quel punto anche la partita con l'Alaves diventerebbe molto più complicata di quello che attualmente sulla carta sembra. Ovviamente partire da non perdere l'Atletico Bilbao-Siviglia, un Atletico Bilbao che ha bisogno di punti perché si trova incredibilmente nei bassi fondi della classifica e, e un Siviglia che deve... E, diciamo dare un po' la svolta dopo queste sconfitte, ultime sconfitte Diciamo che l'atletica ha un vantaggio in questa partita perché ha una settimana intera per prepararla mentre il Sevilla avrà l'impegno in Champions quindi da quel lato è già un vantaggio poi giocano in, comunque sul loro campo al Samames e lì potrebbe veramente potrebbe fare un bel colpaccio l'Atletico vincendo anche se te, la terza sconfitta consecutiva del Sevilla mi pare molto difficile perché sarebbe veramente un brutto inizio cioè dopo un bel inizio una brutta continuazione per Lopeteghi ecco, quindi mi aspetto una partita aperta e probabilmente mm. finirà in pareggio ecco. eh sì eh, Roberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi questa sera. Vi ricordo Passione Liga, potete seguire la pagina sia su Facebook che su Instagram, anzi, dovete seguire la pagina su Facebook e su Instagram per tutti gli aggiornamenti della, della Liga, su tutte le squadre della Liga, quindi non solo sul Barcellona, molto interessante. Ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi questa sera. Ciao Giussi, buonasera a tutti. Ciao Roberto, buonasera. Ok, ed ecco che compare il nostro grande Giuseppe Ortu. Buonasera, Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora, ovviamente abbiamo tanto di cui discutere quest'oggi. È successo. Da quando ci siamo lasciati venerdì con l'ultima puntata di Today ad oggi c'è stato di mezzo un classico che ha lasciato alcune, alcune polemiche. Il Barça ha perso, e le polemiche purtroppo ci sono state perché ci sono molti dubbi su quello che è successo in campo. Le decisioni prese dall'arbitro, o meglio prese dal VAR, dal e un coman um, abbastanza arrabbiato a fine partita. E quindi um, chiedo a, um, alla regia di mandare il video della conferenza di, di Coman e le sue parole. Pronto, para ti es penalti. Bueno, yo le pregunto a usted. Sí, pero yo, yo, te, yo te pregunto. Mi yo, yo, quiero, yo quiero saber vuestra opinión. ¿Es penalti? Yo he dicho en directo en Carrusel que para mí sí era penalti por agarrar. Bueno, ok. Entonces no estamos de acuerdo. Eh, para mí no es penalti. Y he dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del bar aquí en España porque llevamos cinco jornadas y solo el Bar ha entrado en contra de Barça. Nunca ha entrado ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni ha entrado en los dos faltas que para mí son tarjetas rojas contra Ketáfe, primera parte, y esto ha sido mi pregunta al árbitro. ¿Por qué solo hay Bar en nuestro contra? No, el bar puede ser muy bueno, pero para todos los equipos. No, no he hablado con, con clement Lenglet sobre esta jugada. Sí he visto la imagen de penalti. Yo creo que en principio es falta de Ramos a Lenglet. Si sí, Lenglet coge con una mano su camiseta, pero no tanto para tirarse atrás. Yo creo que si, si tú coges la camiseta del contrario tiene que se, tirarse por delante y no por atrás entonces para mí una vez más no es penalti Gracias. bueno primero es normal que los jugadores de Madrid eh, intenten hacer el máximo que el árbitro pita penalti yo creo que en ese sentido no tengo ningún problema el árbitro mismo y el VAR tiene que concluir si es penalti o no y han concluido si sí es penalti bueno yo creo que Non si può parlare più, non si può parlare più su questo penalti, però sì, è stato un momento decisivo nel partito. Ecco, è stato un momento decisivo della partita perché quell'azione ha cambiato totalmente poi il risultato dell'incontro. È Chiaro, come dice Coman, un giocatore che tira la maglia, un difensore che tira la maglia un a un attaccante o comunque all'avversario, poi vedi l'avversario che cade nel modo sbagliato, pensi il giocatore si è tuffato. Io sono dell'idea che in difesa non devi difendere in quel modo, in area di rigore, soprattutto contro il Real Madrid, non devi difendere in quel modo. E quel fallo si può fischiare o non si può fischiare. Io Forse penso che Giuseppe dobbiamo concentrarci molto di più anche sul rigore non dato per un fallo di Casemiro, considerando che ieri in Liga eh, è stato fischiato un fallo identico eh, ai danni del Getafe per il, per il Granada. Quindi eh, a favore del Barcellona quel fallo non viene fischiato, a favore del Granada stesso identico fallo viene fischiato. Due pesi e due misure che ancora una volta ci fanno un po' dubitare. Ma non c'è dubbio Giusi quel fallo o, quello a cui fai riferimento Casemiro su Messi è calcio di rigore è calcio di rigore in, in tutti i campionati evoluti probabilmente è calcio di rigore anche nei, nei campionati poco evoluti dove l'arbitro eh, magari si è appena letto il regolamento non si tratta di conoscere il regolamento, se un giocatore butta a terra un altro è calcio di rigore eh, in liga non è calcio di rigore. In liga non è calcio di rigore se è, è fatto contro, causato, dal, causato dal Madrid, causato da Casemiro, che già è munito, sarebbe stato o, espulso. È chiaro che in una situazione del genere, con l'arbitro che non va neanche a rivedere il, il fallo, questo è di una gravità enorme e questo manifesta. Ed evidenzia la malafede del, della terna arbitrale e del, del VAR che non gli ha eh, detto, non lo ha invitato ad andare a rivederlo. Ma era chiaro: il VAR non l'avrebbe mai potuto fare perché avrebbe rischiato che l'arbitro preso da un, eh, un attimo di onestà intellettuale eh, potesse eh, dare la pena massima contro il, il Madrid. L'arbitro probabilmente ha detto: Lasciamo, lasciamo stare. Eh, eh, addirittura abbiamo un'audizione. Eh, comunque si sì, è da verificare perché io non l'ho sentito. Di, un, del di uno dei due guardaline che eh, ha detto nella conversazione tra arbitro e VAR e calcio di rigore, a quel punto lì. Chiaro che poi loro ti possono dire sempre che chi decide non è il guardaline ma è l'arbitro, non l'assistente ma è l'arbitro, però oh, ti può venire almeno un dubbio, quantomeno un dubbio, se un tuo collega, se un tuo assistente ti dice che c'è un'azione, che fallo, mentre tu e il VAR pensate che non lo sia, quindi quantomeno il dubbio ti deve venire e devi eh, insistere sull'Eval a darti l'ok okay, eh, per andare a rivedere l'episodio. Questo è evidente che ci sia la malafede degli arbitri, ma tant'è che come ho detto ah, eh, nel dopogara ah, eh, dentro lo spogliatoio ho lanciato la provocazione e la rilancio che in, in Liga dovrebbero far arbitrare eh, del, degli arbitri, non, eh, non spagnoli presi da altri campionati. Così forse il Barça potrebbe avere in questo campionato un arbitraggio corretto. Eh, rigore quello del sumessi, evidentissimo, non rigore quello invece subito da, uh, da Sergio Ramos, così come ha detto anche in conferenza stampa uh, Kuman, perché se ci si limita alla tirata di maglia ci può stare se si guarda la caduta già non c'è perché è evidente che se io ti tiro la maglia in avanti tu non puoi cadere indietro perché se, se cadi indietro ti stai lanciando se vediamo tutta l'azione eh, notiamo anche che Sergio Lamos ha commesso due a tre falli ai danni di da dietro prima che l'anglese scompensato e è punto anche confuso o tira si alla maglia uh, dell'avversario. È chiaro che, eh, visto la situazione in cui vertiamo in, in Liga, uh, visto che al Barça non solo non ne fanno passare una, ma addirittura si inventano le cose che non ci sono, si dovrebbe essere, come hai detto tu giustamente, più oculati. Però eh, io mi metto anche nei panni di un calciatore, in un'azione concitata, con l'avversario che ti ha, ha dato tre botte da, a, da dietro, ti passa davanti, forse ha pure perso l'equilibrio, questo non lo sappiamo, si è aggrappato alla maglia del, eh, dell'avversario. Voglio dire, umanamente eh, ci sta pure che, eh, che l'anglese possa avere commesso quella, eh, quella, quella sciocchezza, diciamo. Eh, ciò non significa che poi l'arbitro deve dare calcio di rigore a favore dell'avversario Eh sì, eh, Mario appunto ha riportato quello che hai detto tu dell'audio comunque oggi un giornale spagnolo ha riportato la conversazione del bar e l'arbitro del bar aveva detto che c'era uno spintone di Ramos prima della trattenuta però l'arbitro in campo non ha voluto sapere niente Danilo invece ci chiede la storia di quell'audio è veritiera? La storia di quell'audio sembra veritiera. Vedremo adesso il Barcellona come si muoverà. Si chiederà alla federazione di poter ascoltare l'audio delle, delle partite perché sembra appunto da quest'audio che il guardaline dica all'arbitro: è fallo uh, di, di Ramos, è fallo di Ramos. L'arbitro praticamente non l'ascolta, poi va al VAR e assegna il calcio di rigore. Tra l'altro, piccola curiosità: uno dei due guardalini non sappiamo se quello che ha fischiato, uh, cioè se quello che ha ha suggerito del fallo di Ramos, però uno dei due guardieline era il fratello dell'arbitro, quindi eh, c'è questa anche piccola curiosità, vedremo adesso cosa, cosa accadrà, S sicuramente non accadrà nulla, perché eh, la partita di Real Madrid l'ha vinta, i tre punti sono andati a Real Madrid, ci sono state tante polemiche nel corso di, di questi anni, e sicuramente non è cambiato nulla finora, non cambierà nulla neanche, eh, neanche adesso. Carmelo invece apre un altro punto della discussione e dice buonasera, buonasera Carmelo ovviamente, oltre all'episodio sfavorevole del rigore dato al Real dobbiamo ammettere che non abbiamo avuto una reazione da squadra fiera ed orgogliosa abbiamo mostrato le nostre fragilità caratteriali purtroppo, confusione e poche idee cambio all'82esimo, insomma dobbiamo crescere anche il Real veniva da due batoste ma episodi a parte si è mostrato più squadra di noi questo uh, va detto uh, chiaro che ehm, se mettiamo un po' da parte l'episodio del VAR e analizziamo i 90 minuti, notiamo che comunque il Barcellona ha ancora da, da migliorare, Giuseppe, poi ehm, il Real Madrid è più squadra, eh, io dico anche che il Real Madrid è sempre la stessa squadra da ormai un paio di anni con sempre lo stesso allenatore, il Barca invece ha cambiato, ah, ha cambiato sì. tanto quest'anno, ha tanti anche giovani giocatori davvero molto giovani, 13-17 anni, abbiamo giocato con due 17 anni in campo, quindi è anche normale che ci sia anche un po' di, di fragilità a livello caratteriale. E poi c'è stato quell'episodio che secondo me ha inciso più, di, più del calcio di rigore, cioè l'immobilità di Coman in panchina. I giocatori in panchina c'erano, c'era Griezmann, c'era Trincao, De Mele. Pianic chi ne ha più ne metta. Ma Coman ha fatto gli ultimi cambi soltanto ehm, all'82esimo e anche un po' azzardati, togliendo Busquets, togliendo Jordi Alba, quindi lasciando totalmente scoperta poi la squadra. Sì, mh, ci sono un, un insieme di errori in, nella gara che si sommano. All'errore clamoroso che, secondo me, comunque ha chiuso la partita, quello del 63, cioè il rigore di Ramos. E, e sicuramente Kuman non so perché, ma proprio nella partita più importante si è comportato da allenatore inesperto, si è comportato da allenatore che. È non so, ha avuto paura, se l'è fatta addosso. È, è incomprensibile perché un allenatore della sua esperienza che, allena, che ha allenato eh, una eh, nazionale importante come l'Olanda eh, e che aveva dimostrato oh, in, tutti, in tutte le partite precedenti di avere competenza, eh, di avere calma e eh, di avere carattere. Invece contro il Madrid si è Sono veramente, veramente presentato in una maniera Completamente differente, mm, già dalla, uh, dalla formazione con i giocatori messi in posizioni diverse, eh, che poteva andare bene come effetto sorpresa, ma nel momento in cui tu vedi che l'avversario, il, eh, il Madrid, ad un certo punto ti ha preso le misure e quindi si è adattato a, quella, uh, nuovo, a quello nuovo schieramento, chiaro che devi cambiare e devi ritornare a mettere i giocatori, i tuoi giocatori laddove rendono al meglio. Eh, e questo non l'ha fatto, e poi, come hai detto tu, cambiare all'ottantunesimo all in realtà all'81esimo tre giocatori, inserire tre attaccanti e, e dis, eh, squilibrare completamente la squadra, eh, facendo uscire eh, difensori, i centrocampisti. Quello ha definitivamente eh, consegnato la gara. Al Real Madrid perché subire tutti quei contropiedi? Eh, se ci fate caso, e se ci fai caso, Giuse, e tu ci hai fatto caso, ehm, il Real Madrid ha avuto la maggior parte delle occasioni proprio dall81 alla fine della gara e ha avuto un numero di occasioni superiore in quei 9 minuti, 10 minuti al, ai precedenti 79-80 minuti. Eh, del, eh, della partita quindi il Real Madrid ha avuto proprio oh, campo libero eh, dopo quel, eh, quelle mosse di, di Kuman eh, ehm, si aprivano praterie davanti ai giocatori eh, Blancos proprio perché la squadra era completamente squilibrata e quello è stato un errore gravissimo poi eh, sul fatto anche come dice il nostro ascoltatore che eh, è stato comunque un, un balsa strano è vero perché sin dall'inizio non abbiamo pressato, sin dall'inizio la squadra è apparsa ben più lenta e, e più, mh, più timorosa rispetto a tutte le uscite stagionali precedenti. E questo anche sullo 0-0 che è durato veramente poco, però anche dopo l'1-1, una volta che Ansufati aveva comunque riequilibrato la gara, il, il balsa è mancato in quell'intensità, quell in quella pressione alta che avevamo visto mettere in campo in tutte le altre, in tutte le altre partite. Eh, purtroppo purtroppo sì continuiamo um, a leggere commenti perché Carmelo dice purtroppo non vorrei che per quanto giusto sia criticare il bar possa diventare uno scudo per evitare di focalizzarsi sui nostri limiti tecnico tattici caratteriali spero non diventi una costante perché se giochiamo meglio e ci mostriamo più forti degli avversari non c'è bar che tenga ma le lamentele rimangono comunque sacrosante questo è poco ma certo ovviamente eh, il Barcellona deve lamentarsi del bar perché comunque sono episodi che hanno condizionato la partita però da questa partita il Barça deve prendere spunto per poi migliorare e tanto perché comunque anche a livello difensivo ha tanto da, da migliorare Giovanni che salutiamoci scrive l'analisi del classico ragazzi è molto semplice il calcio di rigore su Sergio Ramos per me non c'è assolutamente infatti quest'ultimo ha accentuato notevolmente la, la caduta è quello che abbiamo, abbiamo già detto eh, purtroppo dicono Gran parte dei, degli esperti. Mario scrive: Non sono d'accordo, fino all'episodio chiave il Barça ha giocato, lottato molto meglio delle altre volte. Su questo è, è vero, il Barcellona comunque aveva giocato abbastanza bene fino Per me, c'è stato uno spartiacque: l'occasione di Cutigno, il colpo di testa di, di Cutigno che non si sa come il brasiliano ha sbagliato, aveva 7 metri di porta e l'ha messa fuori, l'ha messa a lato quell'occasione è stato un prima e un dopo, perché poi da lì il Barcellona un po' ha mollato anche forse fisicamente, poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore, essere di nuovo sotto e dover di nuovo rimontare forse eh, anche a livello mentale non era diventato un peso, però il Barcellona fino a quel momento aveva creato occasioni e a me dava l'impressione che il Barça potesse vincere tranquillamente 3-1 poteva anche tranquillamente perdere perché abbiamo una difesa abbastanza ballerina però mi dava l'impressione di poter vincere tranquillamente questa, questa partita e di fatti le occasioni eh, le, le, le abbiamo avute non le abbiamo sapute sfruttare quindi è anche questo che il Barça deve migliorare. La partita deve essere rivista da tutti, da, dall'allenatore, da, dallo staff, dai giocatori per capire cosa effettivamente non, non è andata e serve eh, più, più cattiveria, poi, poi sotto porta, perché quell'occasione nelle partite importanti, Giuseppe devi segnare. Sì, non c'è dubbio. Mm, noi abbiamo avuto le occasioni migliori, non c'è dubbio. Eh, ed è chiaro che con avversari così importanti se tu non segni prima o poi il gol lo prendi eh, è un po' quello che in genere capita alle piccole squadre eh, che affrontano le grosse magari si dannano l'anima ottengono eh, diverse occasioni da rete per incapacità non riescono a realizzare e poi il gol eh, arriva il gol eh, incontra contrario arriva e purtroppo al Barça capita tutto questo se fossimo andati in vantaggio con quel colpo di testa di, di Cuttigno Discorso probabilmente sarebbe stato diverso. Sì, purtroppo purtroppo sì. Giovanni continua a cenotogliare che Real Madrid ha giocato una buonissima partita, soprattutto a centrocampo. Credo che con Kroos, Casemiro, Valverde abbiano giocato una grande partita e abbiano fatto la differenza. Eh, sì, il Real Madrid ha giocato comunque una buona partita. Era la partita del riscatto dopo le due sconfitte consecutive. Il centrocampo ha giocato una grande partita, a differenza un po' del nostro perché almeno. Noi abbiamo avuto un giocatore in netta difficoltà che si chiama Busquets. Oggi uh, l'equipe l'ha criticato tantissimo dicendo che ormai non può più uh, giocare perché le, su le sue gambe ecco, non gli permettono più di fare quello che doveva quello che deve fare in campo. C'è Casemiro che recupera molti più palloni di lui, c'è Valverde che corre molto più di lui, Tony Cross che è molto più preciso di lui. Quindi uh, diciamo Busquets titola il giornale francese ormai è un giocatore del passato. È probabilmente quello che pensiamo un po' tutti tranne Coman, cioè il Busquets che abbiamo visto nel classico era un Busquets proprio davvero disastroso. Si è addormentato in occasione del gol non seguendo Valverde, molto lento in tutte le occasioni, ha sbagliato a livello tecnico passaggi semplicissimi, facendo anche ripartire Real Madrid in contropiede più volte. È un Busquets che deve essere messo da parte, l'hanno capito tutti, tranne Coman. Assolutamente è stata forse la peggiore partita del di Buschez al Barça che io ricordi. Veramente ha sbagliato tutto, e, e poi è inammissibile che Valverde gli sia passato accanto al terzo minuto, al quinto minuto, insomma, nei primi, nei primi minuti della gara uh, e lui non abbia fatto nulla. C'è una bellissima foto, due foto. una Foto meglio, eh, che è proprio in evidenza il lassismo del, del numero 5 eh, nell'occasione di cui stiamo parlando, con eh, Valverde che inizialmente è dietro di lui, poi gli passa a fianco e eh, Busquets non cambia passo. E a un certo punto, nella foto successiva, vediamo che Valverde ha preso un vantaggio enorme da, da Buschezza, e che è rimasto lì con quel passo da, da Bradipo che purtroppo gli si riconosce negli ultimi tempi. E questa è una cosa inaccettabile, Giussi. Cioè, se non avessimo avuto problemi di cambi nel, nelle classiche partitelle tra amici, uno vede una cosa del genere e lo fa uscire subito, immediatamente, perché è inammissibile che un giocatore si possa permettere eh, di fare un'azione o di non fare un'azione difensiva. Sì, eh, inspiegabilmente non si capisce perché Comano non abbia fatto qualche cambio a centrocampo soprattutto inizio uh, magari secondo tempo inserendo Pjanic che era il sostituto diciamo ideale il, il primo giocatore che ti viene in mente se non vuoi considerare Ricky e Legna c'era comunque Pianic, quindi è abbastanza ah, sorprendente il, il come è stata gestita la partita, il perché questi cambi arrivati troppo tardi e cambi anche non intelligenti, perché a me sono sembrati quei cambi fatti eh, a, a casaccio. E Carmelo scrive... Se è disparato butti lì quattro attaccanti, ma non serve a niente. Sì. No, anche perché se poi non hai un centrocampo che la palla la fa arrivare agli attaccanti, comunque, è... è inutile. Sì. Carmelo poi ci scrive, leggiamo i commenti perché ne sono tantissimi. A Real Madrid gli mancavano Hazard, Carvacal e... Ed altri 17 anni li abbiamo voluti schierare noi non per obbligo ma per scelta. Hanno comunque tirato fuori qualcosa in più. A noi è mancato mettere il cuore oltre l'ostacolo. Eh, è vero, è vero. Eh, Danilo invece contro Juve Grisman deve far vedere che, è ancora un signor giocatore, in caso di fallimento siamo ai titoli di coda definitivi. È chiaro che il Barça mercoledì, è davanti a uno spartiacco, una sconfitta, porterebbe il Barça ad entrare in un tunnel negativo e di, di crisi una vittoria invece rilancerebbe eh, a livello anche e soprattutto morale la squadra di, di Coman su Griezmann ne parliamo tra poco continuiamo a leggere perché poi c'è anche la notizia su Coutinho, Tony Bragulatti scrive nit, buonasera parliamo di squadre europee allora il Barça deve chiedere alla Serie A o in Francia la Ligan di giocare il suo campionato e dopo sentiremo i lamenti delle squadre piccole della Spagna quindi di cambiare campionato comunque ho capito perché in Spagna chiamano la partita il classico, il Real ha rubato di nuovo al Barça certo è un classico, <ride> su questo ha ragione Carmelo. Andiamo in intermittenza, non riusciamo mai o quasi a mantenere la concentrazione per tutta la uh, partita. Questo pure è, è vero ed è per questo che Coman doveva fare i cambi subito, se non all'inizio secondo tempo, dal minuto 60 per dare una svolta. Mario ci scrive, è mestiere di Ramos, rigore netto, andava pure ammonito l'Anglais, l'episodio è stato Casimiro Summessi. lì anche se Messi avesse sbagliato il rigore, giocare 10 contro 11 per tutto quel tempo avrebbe sicuramente condizionato la partita, non c'è analisi eh, che, che tenga. Sì, l'Anglais è stato graziato perché era comunque già ammonito, un'eventuale ammonizione sarebbe stato doppio giallo e quindi rosso, però l'episodio è stato il, il fallo di Casimiro Sommessi che doveva essere espulso e invece ha terminato la sua, la sua partita come fa sempre perché Casamiro ogni volta che viene ammunito non viene mai espulso nonostante sia un giocatore che faccia 20 falli a partita di media mercoledì senza sorprese già siamo abbastanza con l'acqua alla gola sugli esterni si deve mettere gli esterni dietro messi gioca grisu basta con Pedri sulla fascia eh, chiaro Pedri non è un giocatore di fascia ehm, nel classico Comana non solo Uh, ha sorpreso con uh, l'orario con i cambi tardivi, ma ha sorpreso anche con uh, le pedine in campo: Cutigno largo a sinistra, Anzu punta, Pedri sulla fascia. Ha un po' stravolto, eh, un po' stravolto tutto. E il Barcellona stava andando bene con tutti i giocatori nelle proprie posizioni, poi non si è capito più nulla. Nel classico, sì, assolutamente ha fatto un minestrone. È un minestrone che non è riuscito a correggere, eh, manifestando una lentezza nel, nel leggere la partita eh, incredibile. Eh, anche perché poi è, ha contraddetto quello che ha sempre sostenuto sin dalla sua presentazione: cioè io metterò i giocatori nei rispettivi ruoli, perché è giusto che sia così. E eh, invece, contro il classico eh, nel classico, non l'ha fatto. E soprattutto non è tornato indietro sul, sul suo convincimento iniziale, sbagliando completamente. Sì, Carmelo ci scrive: nessuno ambisce la perfezione. Per carità, sappiamo essere una stagione transitoria. Ok, ma questo Real è quasi peggio di noi. Ed immaginare che vincano di nuovo la Liga, è per questo che insisto e spero su una rapida inversione di tendenza, perché per quanto si abbiano tante difficoltà, anche in questo stato la Liga potremmo vincere, chiaro il Barcellona la Liga, deve lottare per vincere la Liga e può vincere la Liga perché io tutta questa differenza con i Real, non l'ho vista. Per me sono due squadre abbastanza normali, ma due squadre abbastanza di, di, pari, di pari livello. Poi il Barcellona ha questo anche piccolo problema del fatto che non ha Messi praticamente al 100%, quindi eh, magari dal momento eh, in cui Messi inizia a segnare a raffica di nuovo, noi speriamo sia già da mercoledì, probabilmente il Barcellona potrebbe fare uno scatto in più anche in Liga. Carmelo scrive: "Busquets sta compromettendo in parte anche il rendimento di De Jong, anche l'olandese è abbastanza sotto i suoi standard abituali eh, Giuseppe questo è eh, una questione importante il fatto che De Jong da noi non riesca a rendere realmente ehm, al 100% come fa con l'Olanda, e eh, probabilmente la colpa potrebbe essere di, di, di Buschezza. Affiancargli Pjanic potrebbe migliorare il rendimento dell'olandese. Proviamo sicuramente una cosa certa che De Jong eh, Busquets non deve più giocare, quantomeno non deve essere più riproposto dal primo minuto, può fare magari dieci minuti, può fare anche una mezz'ora nella ripresa, ma assolutamente non più titolare. De Jong a me sinceramente in questo inizio di campionato è piaciuto ha molta libertà di, eh, di manovra, eh, ha sempre la palla, eh, le palle passano sempre attraverso lui nel centrocampo, a differenza del passato dove il perno era Buschezza e questa volta è, è, è De Jong. È chiaro che, è, insomma, De Jong. Si Mente, eh, a me non è, non è dispiaciuto un, a me un po' tutta la squadra mi ha deluso nel, contro, il, contro il Madrid Madrid che eh, comunque sia secondo me è una squadra veramente eh, messa male il Barça è superiore al Madrid eh, secondo me sotto tutti i punti di vista tra l'altro noi abbiamo una rosa ricchissima, bisogna semplicemente saperla sfruttare e insisto che bisogna sfruttare eh, Ricky Puig che è un giocatore secondo me fenomenale sì, è, è abbastanza inspiegabile un po' quello che Coman sta, sta facendo con determinati giocatori, con lo stesso piano, cerchi Pucci, Alignac, che non ha disputato neanche, neanche un secondo, praticamente, è abbastanza inspiegabile. Anche perché la rosa è questa. Quindi, secondo me, Coman deve lavorare con tutti i giocatori, i giocatori che ha. Ma sono eh, buoni, tra l'altro sono buoni. Non è che è... Sai, hai, hai degli scarsi e ti dici come, ti giri, ti giri. la panchina, invece, chi metto, ma eh, qui eh, chiunque scegli eh, va bene. Scegli bene, eh? Sì, non stiamo parlando di Brightway o Boateng per dire, i eh, eh, giocatori. Eh, assolutamente, eh, vedremo un po' come andrà la stagione. Diego Salerno, che salutiamo, ci scrive: Non credete che sia assurdo che i due diciassettenni siano spessissimo titolari? Qualche anno fa avevamo mm. Neymar, Suarez, Messi, con Pedro in panchina. Non credo che gli avversari facciano la stessa paura di qualche anno uh, fa, mm. Io per l'età sinceramente non penso sia mh, un problema per i giocatori. Io penso che Anzufati anche a 17 anni faccia un po' paura agli avversari, visto il come sta, il come sta rendendo. Sì, mh, eh, Diego, non è, quel, non è un discorso di età, è un discorso di bravura. Se un 17enne è bravo. Oh, guarda, che eh, tra Neymar e, mm, e Anzufati, se togli la gazzosa che, eh, che fa Neymar qualche eh, gioco veramente sì. che è... e, e prende l'occhio oh, l'effettività di, eh, di Ansufati è anche superiore a quella di Neymar eh, un 17 diciassettenne se, eh, se merita di giocare in campo, gioca se eh, merita di, di stare in campo, gioca Sì Assolutamente, eh, questa è anche una cosa che aveva detto Coman inizio stagione. Questa mm. sì che la sta mantenendo. Se un giocatore giovane uh, è forte, eh, bisogna farlo giocare. Uh, Fabrizio ci scrive: Bisogna usare tutti i cambi, anche prima si devono usare. Mm. Eh, purtroppo, sì, viene a quello che stiamo dicendo noi, che è spiegabile ciò che ha fatto uh, Coman. Mario scrive: Fati è fantastico, Fati, Anzo Fati è, è meraviglioso deve essere protetto dal Barcellona, gli devono fare un contratto di altri 20 anni per tenerlo uh, stretto al Barcellona. Carmelo ci scrive, anche Arauco dovrebbe avere più minuti, perché è di una lentezza a tratti no. imbarazzante. E, diciamo non che Arauco... sicuramente le avrà a partire da, da mercoledì avrà minuti perché sarà squalificato quindi vedremo a Rauco, a una partita importante perché comunque contro un avversario sicuramente molto importante. Endi um, Nola ci saluta, ciao Giussi, ciao Endi, grazie ovviamente per seguirci sempre Mario scrive Giuseppe Ortu, non bestemmiare ha segnato quasi 300 gol in carriera Neymar infatti lo amo e spero che faccia la stessa carriera di Neymar ma anche di più mi auguro ovviamente Se noi ci auguriamo che... Se andiamo a controllare i tiri in porta e i gol di Ansufati, è una percentuale superiore a quella di Neymar. <ride> eh, ov ov ovviamente, non tocchiamo Neymar. <ride> eh, vabbè, comunque, non si discute Neymar. Questo l'abbiamo sempre detto a livello tecnico. Non lo discutiamo, noi lo discutiamo su anche altri aspetti. Ma io ci auguriamo. Ma per metterlo al posto di Ansufati? Ma assolutamente io. Sì. Sì, la vita per mettere in campo Ansufati non ha. Ovviamente, ovviamente io eh, non prenderei nessuno che possa anche soltanto pensare di poter togliere minuti ad Anzu. Mario scrive: Attualmente una percentuale superiore anche a quella di Messi. Eh, diciamo che Messi attualmente sta attraversando un momento abbastanza difficile. Eh, probabilmente il, il suo peggior inizio di, di liga: Soltanto due gol su calcio di rigore. Nella stagione 2007-2008 segnò soli tre gol. Adesso ha fatto ancora peggio a questo punto della stagione. Quindi eh, nel classico non ha fatto né assist né gol. Nonostante il gol di Ansufati, la palla per Giorgio Alba sia stata di Messi, però non è calcolato come assist. Eh, è un Messi in difficoltà, è un mm -hmm. Messi che deve essere assolutamente aiutato a tornare. Non tanto in forma, perché secondo me Messi a livello fisico sta bene, ma forse essere più mentalmente nella partita perché a volte si vede un messi troppo fuori dalla partita. Chiaro che comunque tutta la questione di Messi è un po' complicata. Il giocatore, ricordiamo, è rimasto anche un po' controvoglia. Quindi eh, Carmelo scrive: Messi lo aveva detto, non credo nel progetto e mi vedo più fuori che dentro. Lo sta dimostrando, eh, purtroppo. Sì, io sono dell'idea che questa squadra può farci comunque divertire può lottare per Liga e Coppa per la Champions no, perché ci sono squadre più forti come il Bayern Monaco che è davvero troppo più forte però secondo me per la Liga e per la Coppa può lottare tranquillamente quindi vincere ipoteticamente due trofei su tre dopo un anno chiuso in bianco sarebbe comunque um, un, ottimo, um, un ottimo finale di stagione e... però per far questo penso che ci serve il miglior Messi Sì, non c'è dubbio. Oh, il, il Messi delle stagioni scorse, perché quello di quest'anno non è, è quello che abbiamo oh, visto sino alla stagione scorsa, sembra il cugino scarso di Leo Messi. È un Messi, ma non è Leo Messi, un altro Messi. E, e questo è mh, molto, molto deludente. L'abbiamo visto in tutte queste, queste partite, anche il modo di giocare e, è cambiato perché anche il gioco, perché non del Barça. Perché la palla non viene data sempre ed esclusivamente a Leo. Eh, Quest'anno, ed è uno delle, degli attivi di questa squadra, si gioca anche da altre parti e anche attraverso altri giocatori. Però eh, si vede che lui è diverso, comunque è diverso. Eh, sono d'accordo con te che possiamo arrivare sino in fondo. Mm, il, il Real Madrid, secondo me, è una squadra in è buono e, e buon male. La partita sarebbe andata diversamente. Non avremmo certo perso, e quindi, secondo me, li avremmo castigati. In, eh, in Champions, hai ragione tu: il Bayern è, è estremamente superiore perché è completo, perché è, è forte in tutti i reparti. Il Barça deve utilizzare al massimo i suoi giocatori che sono giovani, ma sono anche molto bravi. E secondo me, se eh, Kuman impara a gestire bene tutti i giocatori, potremmo anche toglierci grandi soddisfazioni in questa stagione. Sì, assolutamente. Intanto ricordiamo che eh, il Barcellona ha ricevuto una piccola brutta notizia: eh, cioè l'infortunio di Coutinho, una lesione al bicipite femorale. Quindi salterà la partita contro la Juventus. Poi vedremo eh, se, quanto tempo sarà fuori e in forte dubbio anche per la partita con la Laves. Okay. Mm -hmm. È chiaro che a questo punto ci, sia, ci aspettiamo Grisman titolare nel quello che è il suo ruolo potrebbe avere la, la grande opportunità. Intanto Giuseppe, visto che siamo vicini alla chiusura, manca poco di Grisman e mm. della Juventus, ne parleremo eh, nella puntata di domani per preparare la Champions. Intanto ti volevo chiedere, ma cosa sta succedendo a Barcellona, lato istituzionale? Cosa è successo oggi? Perché Bartomeo non si è dimesso alla faccia tossa di dire non vedo perché devo dimettermi. Sì, assurdo. Eh, tra l'altro ha um, organizzato una conferenza stampa nella quale ha detto tre ovvietà mh, di, alcun, di nessun significato e di nessuna importanza, poi gli hanno fatto alcune domande e lui si è, si è districato da, da grande politico. Eh, qual è? Eh, mh, però, sostanzialmente il discorso è che eh, L'elezione, le, eh, le, le, le o meglio il referendum per il primo, il secondo e il due eh, di, eh, di novembre. Eh, per celebrarsi quel referendum, oggi bisogna um, eh, convocare i comizi, anche perché vanno convocati cinque giorni prima dalla data. Eh, quindi dovrebbero essere convocati oggi, eh, Bartomeu mh, a quanto pare non ha alcuna intenzione, e eh, 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 ci sono, oh, c'è l'organizzazione eh, Meschio una che ha già dichiarato che in caso di inattività ah, del, eh, in questo senso, di Bartomeu e della Junta, eh, mh, denuncerà il, il Barça per appunto, omissione eh, di un eh, atto che è dovuto secondo lo statuto. E poi chiaramente c'è molta, molta confusione perché lui dice che ehm, ha chiesto, lui già eh, in passato ha richiesto alla Generalitat di rinviare le elezioni di 15 giorni, le elezioni o sbaglio sempre, il referendum, il, il voto di censura di 15 giorni, e, e, ha detto oh, due dei motivi. Uno è il fatto che lui vuole che si celebrino oh, in tutto il paese, quindi con ehm, sedi eh, eh, di voto in, in Catalogna, eh, nel resto di Spagna e anche ad Andorra. Per fare questo lui dice c'è bisogno di tempo. E eh, beh gli si può dire potevi organizzarti anzitempo per poi arrivare pronto il primo, il secondo e il due di novembre e poi eh, adducendo motivi di sanità pubblica eh, cioè sostenendo che appunto siccome eh, la maggior parte del, dei, dei, dei soci hanno più di 58 anni eh, allora per preservare la loro incolumità e eh, la loro salute eh, bisogna eh, rinviare di 15 giorni perché non si può appunto fare in modo che si celebrino eh, il primo e il due con un seggio sostanzialmente al Camp Nou ma bisogna decentralizzare e ritorniamo a quel discorso che ha fatto in precedenza i più seggi in varie zone del, del paese. Lui ha fatto questa richiesta alla Generalitate e la Generalitate gli ha detto no, assolutamente no, non si rinvia il voto, va bene perché si, il primo il due perché si può svolgere con eh, insicurezza anche se nella Generalitate ci sono opinioni diverse che per esempio oggi ehm, la, la BUDO, che è la consigliera alla presidenza della Generalitat, eh, ha detto che eh, vorrebbe eh, confinare il fine settimana eh, in, in Catalogna e a Barcellona. E siccome l'1 e il 2 di novembre sono eh, domenica, e lunedì in questo caso non si potrebbe eh, celebrare il, il voto, il referendum, proprio perché ci sarebbe questo confinamento. Anche se la Stigliera ha detto che il decreto Sanchez non permette eh, che le singole eh, regioni, le singole eh, comunità possano. E modificare eh, in senso così restrittivo quello che è il decreto del governo, quindi è una buttad, è una sua idea inapplicabile, ma questo ci dimostra che anche all'interno della stessa generalitat ci sono una serie di idee e opinioni diverse e quindi non c'è unanimità eh, ciò che è ufficiale comunque ad oggi è che la Generalitat ha detto che ci sono tutte le condizioni di sicurezza perché si possa votare l'1 e il 2 novembre, con buona pace di Bortameo e adesso vedremo cosa succederà perché se lui non convoca i comizi oggi siamo già fuori tempo e, 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 e mozione, probabilmente eh, domani addirà a vie legali, lo vedremo Assolutamente stanno, stanno davvero cioè... sì, non sanno più stanno... a che stanno, stanno arrivando gli specchi. Quindi, eh. davvero una cosa bruttissima! Ehm... Yeah. Magdalena ci dice il bar, sicuramente fa pena, ma la Juve, secondo me, non è da meno. Cara Magdalena, questa domanda ce la puoi fare domani perché la puntata di oggi di Today finisce qui. Ma vi ricordo che domani ci sarà una nuova puntata di Today alle ore 22. Parleremo e prepareremo la partita uh, contro la, la Juventus. Quindi. Questa domanda davvero ce la puoi fare domani, parleremo nei minimi dettagli della sfida di, di Champions cruciale per il Barcellona e per il futuro del Barcellona. Vi ricordo poi tutti gli appuntamenti, quindi domani ore 22 Today, mercoledì alle 19 l'angolo dei culersi il pre partita sempre mercoledì alle 23 dentro lo spogliatoio il classico post partita, giovedì alle 21:30 Onda 1899 la puntata la puntatona classica di Radio Barça Italia, venerdì ore 22 un puntata di today e infine sabato il pre partita alle 19 con angolo dei coolers e alle 23 dentro lo spogliatoio con il post partita quindi anche questa settimana praticamente ci vedrete ogni, ogni giorno vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi per i tanti commenti anche che anche oggi ci avete scritto grazie davvero a tutti che ci seguite su facebook su, su youtube grazie mille a tutti grazie giuseppe orto per essere stato con me questa sera Grazie Giusy, buonasera a tutti e grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito. Buona sera. Buonasera a tutti, ci vediamo domani con Today. Buonasera.